The New Stories. La tua informazione libera. Le indagini sulla morte della giovane ritrovata sabato scorso all'interno della cappella diroccata nella frazione di Equilivaz alla Salle continuano. Situata all'inizio della Valdigne, tra Aosta e Courmayeur, questa zona è poco frequentata e al di fuori dei circuiti turistici. Sebbene nessuno abbia ancora menzionato l'omicidio, gli investigatori stanno seguendo questa pista in base ai primi risultati delle analisi medico-legali, che hanno rivelato ferite gravi, all'addome e al collo. Secondo i medici, sembra che il decesso sia avvenuto per cause violente. È escluso un malore, mentre il suicidio è considerato altamente improbabile. Maggiori informazioni verranno fornite dall'autopsia prevista per domani, martedì 9 aprile, eseguita dall'esperto anatomopatologo torinese Roberto Testi, e dalle analisi tossicologiche. La vittima, probabilmente di nazionalità francese di circa 25 anni, è ancora poco conosciuta poiché non aveva con sé né il telefono cellulare né documenti identificativi. L'allarme è stato dato da escursionisti nei giorni scorsi. La giovane è stata trovata rannicchiata, sembrava dormisse secondo chi ha scoperto il corpo. Indossava un paio di leggings e una felpa. Vicino al corpo c'era una borsa con un cambio d'abiti e una confezione di marshmallow. Sono state trovate macchie di sangue e tracce di trascinamento sul terreno, suggerendo che il corpo sia stato portato all'interno della chiesa abbandonata. Per comprendere meglio come sia arrivata nella cappella e cosa sia successo nelle ore precedenti al decesso, potrebbero essere utili le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Queste hanno ripreso un furgone Bordeaux, visto anche alcuni giorni prima in un punto della statale 26 che da Aosta porta a Courmayeur. Per raggiungere Equilivaz è necessario lasciare l'auto e attraversare il bosco, quindi è essenziale conoscere la strada per trovare la chiesetta. Gli investigatori stanno cercando di identificare il proprietario di quel furgone. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la vittima e un uomo stavano viaggiando in Europa negli ultimi mesi, come indicato da scontrini e documenti trovati vicino al cadavere. La giovane sembra essere stata di recente in Francia, Germania e Austria. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.